Guardate che bella fiamma! E voilà! Anche io ho una stufa a pirolisi! Ciao amici del bosco, in questo video vediamo come ho trasformato la mia stufa economica a legna in una stufa a pirolisi. L'idea era di modificare questa stufa economica come la conosciamo in tanti. Vediamo come abbiamo fatto con il maestro Axel Berberich. Come modificare una stufa già esistente, quello che avete già in casa, la classica stufa economica. Una cosa, indipendentemente dalla combustione, se pirolisi oppure a legna, è di aggiungere dell'accumulo, del refrattario. L'accumulo ci dà proprio molto più autonomia, vuol dire una volta il fuoco spento, almeno 5-6 ore, la stufa tiene il caldo. In tanti ce l'hanno questo oggetto, per parte ancora dalla nonna, dai genitori, hanno trovato in qualche fienile. E il grande piacere certamente è di avere un oggetto che scalda, su quale si può cucinare. Non buttare via una stufa già che c'è. Inquineremo molto meno. Quando la gassificazione a pirolisi è in atto, le emissioni sono veramente pochissime. Inoltre possiamo utilizzare anche materiali di scarto dell'agricoltura come carburante, quindi non utilizzare della legna E pregiata. cambiamo proprio il tipo di combustione, non usiamo più la legna, inseriamo qua un bruciatore che prende l'aria intorno, abbiamo il caricatore dove mettiamo il nostro combustibile e facciamo andare, come conosciamo già dall'altra stufa, tutta la stufa a pirolisi, a gasificazione. Poi aumenta anche l'autonomia. Una volta che l'abbiamo caricata, la stufa andrà avanti per diverse ore e ci riscalderà anche senza la necessità di stare qui a caricarla. I pezzi che vedete qua sono colati, fatto su misura in refrattario. L'intervento più importante che dobbiamo fare, la fiamma praticamente non deve toccare per non inquinare. Vuol dire appena la fiamma tocca sopra, che conoscete bene, quando si crea la fuligine, anche in poco tempo, spesso 2 settimane sono fiocchi alti, allora appena la fiamma va sopra, tocca il soffitto, diciamo così, si sporca e inquina. Allora il primo passo che dobbiamo fare è di abbassare la fiamma. La fiamma a circa 25-30 centimetri. Vuol dire se io mettessi la legna qua sopra, la fiamma tocca per forza. Allora tolgo questa griglia e metto nello spazio dove c'era prima lo spazio solo per la cenere, metto poi carica di legna oppure il nostro impianto di gasificazione. Se io metto la legna più in basso, sotto adesso dove c'era la cenere c'è intorno solo lamiera. Allora dobbiamo isolare verso dietro, mettere dell'accumulo sui fianchi, così dopo non possiamo fare dei danni, in più riusciamo a aumentare l'accumulo. L'accumulo sono, come vedete, questo sono adesso 2 guide per il caricatore e una colata di graniglia refrattario. Quello che vedete qui bianco è la graniglia, è tutto colato con un cemento refrattario. Il materiale che mettiamo, quando io parlo di accumulo, che è una graniglia di refrattario, per semplificare, un tipo di porcellana che riesce a accumulare molto calore e con lo spessore che vediamo rilascia poi molto lentamente il calore. Sarà trasformata questa stufa, potrò continuare a utilizzarla per cucinare? Certo, sì, l'idea è proprio di avere la stufa come prima. Cambia certamente un pochino, cambia. La fiamma rimane uguale, addirittura sarà più potente. La unica cosa che cambia, non possiamo mettere sempre un pezzettino di legna per regolare al momento la cottura. Qua siamo legati proprio alla carica. Axel, ma fantastico, hai fatto il grembiule proprio Hai visto? firmato. Carino, no? Qui vedete già dei pezzi fatti come questo qua sopra, sotto ci sono anche, qua c'è un altro pezzo qui. E vi ho fatto vedere prima un pezzo dove vedete tutto il bianco. Il bianco è il refrattario, quello che accumula. Invece qui abbiamo alcuni pezzi che devono isolare e si vede qui nel secchio
che è la cosiddetta vermiculite. Si può dire, per semplificare, una pietra soffiata. È molto leggero, sembra sughero, si riesce a schiacciare. Anche dello stesso materiale facciamo dei pezzi già prefatti. Sono venuto un po' di settimane fa, ho preso le misure per avere i pezzi almeno indicativamente già giusti. Un pochino si deve sempre adattare. Qui vedete su questo disegno qui, sopra la piastra, dove vediamo dalla piastra fino alla griglia, vuol dire dalla presa d'aria, dopo del nostro bruciatore, abbiamo più o meno 25 cm. Il bruciatore si appoggia in qualche modo sull'esistente, dove abbiamo sotto qui il caricatore. L'altro che vedete qui, come una U piegata, sarebbe la scatola, il cassettino che deve scorrere dentro. Poi abbiamo la piastra di appoggio in rifrattario su quale si appoggia il caricatore. Prima fase di lavoro, si deve smontare in parte la stufa. La stufa aperta, vedendo dentro la camera di combustione di una volta per noi diventa la camera della fiamma, è messo molto bene ancora, che spesso nelle stufe vostre, vedete anche voi, c'è un refrattario o qualcosa del genere abbastanza mal messo, la maggior parte sono proprio messi male. Così io di solito rompo tutto, tolgo tutto e ricostruisco dopo col refrattario. Allora io cerco in questo caso di capire quanto profondo, vuol dire quanto largo, e cerco di avere invece qualcosa di rotondo, come la conosciamo spesso dai classici stufette pirolitiche, bruciatore pirolitiche, invece di averla rotondo, di distribuire al meglio possibile su tutta la lunghezza. Così ci garantisce che la fiamma riesce a scaldare tutta la piastra. Con un tiraccio medio abbiamo 2 ore e mezzo tranquillamente da tempo da cucinare. Qui vediamo adesso la stufa bella aperta. Se la fiamma pulita, la combustione è veramente pulita, non si crea questo fuligine. Con la pirolisi tendenzialmente non si crea. Ricostruiamo e andiamo ad aggiungere i pezzi nuovi. Tanto li metto a secco per capire quanto devo mettere sotto. Ogni persona, secondo me, che ha un pochino di manualità, si vede anche adesso con le immagini proprio della costruzione, secondo me dovrebbero riuscire tutti. Allora, già possiamo fare l'impasto. Quello che facciamo adesso è l'impasto di isolamento fatto di vermiculite. La proporzione è sempre un volume di cemento e 5 volumi di vermiculite. Questo impasto va nella parte bassa per evitare che il caldo che arriva dall'alto non si disperde, e poi certamente non surriscalda le parti sotto la stufa. Con la vermiculite può essere anche una delle poche cose dove potrebbe essere anche un po' di abbondanza di acqua. Una prova semplice è di prendere l'impasto, di schiacciare un pochino, e se rimane insieme, come qua, se non si screttola più, è buono. L'impasto che facciamo adesso e per fissare i pezzi dentro l'impasto del cosiddetto allettamento. In questo caso ho scelto come legante il cemento fuso e la sabbia è una sabbia del posto silicea. Conviene sempre, se prendete una sabbia di cava, di stare attenti che non è calcarea. La trasformazione sta prendendo forma e quindi la mia stufa economica sta per diventare una eco pirolisa. Noi abbiamo messo adesso prima le guide e l'intorno all'isolamento del caricatore, e
Adesso metto praticamente tutti i pezzi intorno al caricatore dopo. Vuol dire, il primo pezzo sarà questa colata qui di vermiculite che fa isolamento. Adesso si vede addirittura che è umido ancora. Dopo diventa più chiaro che non la vedremo più. Che la metto in fondo. I primi pezzi si possono mettere a secco. Che fa addirittura bene, basta che sono incastro. Il secondo pezzo è l'accumulo, che la metto sulla sinistra, che si vede anche, è praticamente, oppala, davanti alla vermiculita, l'isolamento, che la tiene anche incastrato verso il fondo. Il terzo pezzo è sempre accumulo. Però si vede lo spessore meno, che la metto sulla destra. Sulla destra abbiamo dopo la lamiera del forno e lì cerchiamo di non avere troppo accumulo che arriva bene ancora il calore del fuoco. Per questo motivo ho messo meno spessore. L'ultimo pezzo, questo mettiamo adesso con un po' di malta sinistra-destra e uso adesso una malta a base di arcilla che viene incastrato davanti alla vermiculite, all'isolamento. Adesso la prossima miscela è a base di argilla. Qua si vede un'argilla ocra, dipende un pochino da che zona deriva. Rispetto alla capacità di legare si deve aggiungere poi più argilla, meno argilla. Io in questo caso metto un volume di argilla, due di sabbia. Me la faccio abbastanza cremoso, già verso liquido. Per incollare serve sempre, se lavoriamo con l'impasto base di argilla, di bagnare bene i lati che si incollano dentro. L'abbiamo già dato. Poi si vede qua l'impasto abbastanza cremoso. Molto più caldo, inquineremo molto meno, consumeremo meno, è diventata una stufa magica adesso. Un materiale che serve per sigillare spesso, proprio per sigillare bene l'aria, eccetera, che resiste anche alle temperature abbastanza elevate, è la cosiddetta lana di ceramica. La uso per dividere l'aria primaria dall'aria secondaria, per essere sicuro che non si mescolano le aria, che le metto proprio in questa zona qui. Perché se io facessi una stufa da zero, certamente non ho queste aperture qua. Per non dover distruggere davanti la lamiera, ho deciso di lasciarla così, allora devo riempire qui. La lana di ceramica si taglia con un cutter, ma addirittura anche una semplice spatola, che la passo dentro e si vede che il taglio è perfetto. Dopo me la prendo su misura, la schiaccio un pochino e la premo dentro. Il bianco, che è praticamente la lana di ceramica che è a vista, per garantire davvero che non va in giro, ci facciamo un pochino una boiaca della nostra malta di prima e la spalmiamo semplicemente sopra. Così la fibra sicuramente sta ferma. Applico la guarnizione, questa volta in forma di nastro, per infilare dopo il bruciatore nel caricatore e per evitare che passa già sotto dell'aria. Quello bianco è il fibra di ceramica, lo stesso materiale come il materassino, solo in forma di un intreccio. Io adesso in questo caso fisso il nastro con un biadesivo, che certamente dopo si brucia, però non è il mio interesse che tiene anche dopo, mi interessa solo che adesso, mentre infilo, non si sposta dopo il nastro per chiudere i fori. Il prossimo passo qui è di mettere di inserire il bruciatore. Si vede all'esterno i fori, si vede al centro un tubolare dove può entrare anche qui l'aria, e
e esce poi dai fori qua di lato. Adesso dobbiamo fare solo una cosa, la appoggio dall'alto, la infilo e già sento che tendenzialmente tocca bene. La ultima cosa che dobbiamo fare è di sigillare dietro, in questo caso con questa stufa. Di solito si appoggia tutto questo su una lastra, in questo caso devo sigillare dietro e mettere un altro pezzo qui davanti. Noi abbiamo tolto la griglia, messo il bruciatore e creato sotto, nella parte dove c'era solo il cassettino della cenere, abbiamo messo il caricatore del nostro combustibile. Dove finisce questa apertura? Abbiamo il caricatore, ci stanno circa 5 litri, vuol dire 3 kg di pellet. Dietro abbiamo isolato. E invece qua tutto intorno abbiamo messo dell'accumulo del refrattario. La prima efficienza migliorata è quello che la fiamma non tocca più la piastra, finisce appena sotto, anche se si piega, finisce più o meno lì. La efficienza sicuramente aumenta di 20-30% rispetto a prima, solo sulla fiamma. In più abbiamo tutta la parte qui sotto che era prima fredda, vuol dire solo spazio di cenere. Abbiamo aggiunto il caricatore che crea calore, abbiamo aggiunto anche del refrattario. Vuol dire un altro bel po' di calore che prima non era di recupero, abbiamo guadagnato così. Che porta l'aria sul bruciatore qui. Più una stufa a legna, adesso è una stufa che funziona a pirolisi e adesso l'accendiamo per la prima volta. In fase di accensione dobbiamo far entrare l'ossigeno e quindi abbassiamo questo meccanismo qua. Adesso per accendere noi abbiamo messo già alcune diavoline dentro, esistono anche quelle biologiche. Qualcuno potrebbe mettere anche dei spicchi di legno o di fare un piccolo fuoco. La mettiamo dentro e intanto brucerà la diavolina all'interno. La fiamma della diavolina scalda piano piano il pellet butta fuori il gas finché non diventa tutto più omogeneo, vuol dire tutto il primo strato del pellet butta fuori il gas e la fiamma dovrebbe andare avanti poi. Abbiamo inventato la ecopirolisa. Adesso valutate voi se trasformare anche la vostra stufa economica, in questo modo diventa più efficiente e soprattutto inquina meno. Vi ricordo anche che con Axel abbiamo un corso dedicato alle stufe ad accumulo e a pirolisi che potete acquistare, vi lasciamo il link. Nel corso trovate anche un approfondimento ulteriore per fare questa trasformazione e inoltre è anche scontato per qualche giorno, quindi andate a vedere subito. Vi aspetto volentieri nel corso, dove vedete diversissime applicazioni del fuoco tramite pirolisi, sulla stufa normale, stufa accumulo, stufa economica, un camino aperto, tutto quello che possiamo immaginarci. Non resta che chiedervi un bel like a questo video e a questo punto buon riscaldamento naturale a tutti. Ciao! Ciao ciao! Dalla prova della banca tutto